Buongiorno a tutti quanti. Oggi giornata post vaccino, seconda dose, quindi sono un po' così così, però dai, la barba bisognava farla e quindi la facciamo. Piccola precisazione, se mai ce ne dovesse essere bisogno, ma meglio farla. Quando io parlo di quando provo un sapone, quando provo un rasoio, di solito lo faccio più sui saponi, però anche sui rasoi è la stessa cosa. Quando parlo di qualità-prezzo, logicamente non sto dicendo che il sapone non ha quel valore intrinseco. Cioè, non so, magari dico, secondo me, qualità-prezzo 25 euro non li vale. Magari il produttore non ci guadagna niente, per dire, su quel sapone lì, ma quello non è un mio problema. Se ci guadagna, quanto ci guadagna, se non ci guadagna. Se un produttore mi fa un sapone che costa 30 euro, lui lo paga 5, ma per me vale tutti i 30 euro, meglio per lui. E io sono felice per lui che riesce a guadagnarne 25, facendo magari anche un inci semplice, ma che funziona meglio o che vale, secondo me, in base a quello che si trova nel mercato, perché dopo il paragone sempre con altre cose che tu hai provato. Se hai provato solo quello lì, grazie tante, che magari pensi che sia una bomba, dopo quando ne hai provati altri 5-10 marchi su quel prezzo lì e vedi che quello lì è il peggiore, è lì che ti dosi, no? Cioè, se uno non ha mai provato un sapone da 25 euro, prova il primo e dice meglio di tutti gli altri che ho provato, grazie tanto, hai provato magari tutti i saponi da banco da 2-3 euro, provi quello lì, ti sembra il sapone migliore del mondo. Quindi è logico che se io su un sapone ci metto dentro l'oro e magari il produttore dice che l'oro fa bene la pelle qua e là, lo pago 100 euro. Io posso anche dire, boh, io questo oro nel viso non l'ho sentito e quindi per me qualità-prezzo non li vale. È un sapone da 5 euro, tu ci hai messo l'oro, dici che per carità che funziona nella pelle, magari è anche vero, ma sulla mia non funziona, quindi per me non li vale. Questo è semplicemente il ragionamento. Stessa cosa però può valere anche su un rasoio. Se io compro un rasoio in Zama, metallo che viene usato, mi si può dire, che dopo viene ricoperto, mi sfugge la parola, comunque che viene fatto la copertura, come i Ledwin Jagger, come i Mule Era 89, via dicendo, no? E lo pagate, non so, 30-40 euro. Se salta fuori uno, che me ne fa uno e lo fa pagare a 300, potrò anche dire, no, che secondo me non gli vale 300. Poi è logico, ci sono materiali particolari, ci sono lavorazioni molto difficili, allora lì uno può valutare di per sé se la cosa vale o male, però fino a un certo punto anche Timeless usa una lavorazione mostruosa, quindi lì è difficile, cioè quando il rasoio costa 200-300 euro, a meno che non mi dia un pezzo di plastica, è difficile dire vale, non vale. Infatti è una cosa che io non dico mai, il massimo posso dire è troppo aggressivo, cioè parlo su un aspetto che di feeling mio personale, ma dire che un rasoio lì non vale è difficile. È logico, se mi vendi un rasoio cinese che è uguale della Yaki, che costa 3 euro e me lo vendi a 30-40, come fanno tanti produttori che si fanno fare in Cina a 3 euro e dopo lo rivendono a 40, magari lì posso anche dire, ragazzi, secondo me andatevi a comprare lo Yaki, per fare un esempio. E lì anche lì stare attenti però, perché non sempre il clone è veramente identico, perché molti vanno dalla Yaki, dicono a me piace quella testina lì, ma me lo fai con le mie specifiche, lo voglio fatto così, così e così, e quindi magari anche loro lo pagano di più. Quindi anche lì bisogna sempre un po' valutare. Però secondo me sul fattore sapone uno può dire, ma ci mancherebbe anche altro, che compro e dico secondo me vale o non vale. Cioè, è una cosa, dovrebbe essere normale. L'unica occasione in cui secondo me è meglio stare zitti, perché diventi proprio imbarazzante, è quando tu il sapone non l'hai pagato. Quindi, se ti mandano una roba gratis, logico, se io ho 237, ho 150 euro di valore a casa, quindi alla fine è come se ti avessero quasi pagato, no? Perché se io ti do una cosa che vale 50 euro,
ti sto dando 50 euro di valore, quindi è come se avessi dato un regalo da 50 euro. Allora lì sì che è meglio che taci, perché fare un rapporto qualità-prezzo su una cosa che non hai pagato diventa veramente difficile da fare. Perché quando tu guardi il portafoglio non pesa di meno, quindi non è che dici cavolo, sì funziona, però c'ho 60 euro in tasca in meno e magari ne avessi spesi 30, avrei avuto la stessa qualità con un altro prodotto. Questo è un po' il ragionamento. Dopodiché ognuno fa quello che gli pare. Allora, oggi vi farò vedere quanto poco tagliano le CAI sul mio viso. Le riproveremo l'ultima volta e l'ultima è la meta che ho con il Populus, però sul mio viso fanno una fatica tremenda a tagliare. Le proviamo, se va mi porto avanti la rasatura, altrimenti cambiamo subito la meta. Proviamo questo sapone, il Lotur. Eccolo qua. Lotur Juice. L'ho provato una volta e mi ha lasciato un po' perplesso, quindi adesso lo riproveremo. Come pennello proviamo questo Big, eccolo qua, di Varesino, in tasso 2 band. È fantastico, cioè veramente, veramente fatto bene, bello. E adesso vediamo anche in video come lavora. L'unica cosa che mi ha un po' deluso, ve lo dico proprio chiaramente, non me l'aspettavo, questa ghiera qua è di plastica. E tra l'altro lo stampo che è stato fatto non è neanche tanto preciso, cioè c'è diversi difettini di stampo. Anche qua intorno non è tutto preciso, vedete, è un po' rovinatello. È come secondo me questa cosa qua su un pennello che costa 200 euro. Sinceramente, o lo fate in metallo, fatto bene, o se lo fate anche in plastica, ma fatelo cavolo, fatto bene, no? Così. Questa, veramente, questa cosa qua mi ha mandato giù di traverso, ve lo dico proprio chiaramente. Sempre se posso dirlo, perché vedete qua com'è. Se qualcuno non ha il coraggio di dire che una cosa per lui vale o non vale, vuol dire che hai la coda di paglia alla fine, questo è il punto. Cioè, si vuole sempre essere buonisti, ti fa andare bene tutto. E magari un giorno trovi qualche produttore che tranquillamente ti dà le cose in omaggio, ti fa provare le cose, tu gli fai pubblicità, tanto sa già che non gli parlerai mai male del prodotto. Questo è un modus operandi che vedo sempre più spesso. Tu fai il buonista, tutto buono, oh, meraviglioso, ah, profumazione, ah, tutto bello, non c'è niente che non funzioni. Quello che non funziona non te lo faccio neanche vedere, lo nascondo dentro il cassettino e neanche lo provo. Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Ma a me fa ridere queste cose qua. Come ogni cosa, anche quando vai a fare la spesa in negozio, c'è la roba che ti piace e la roba che non ti piace. Non è che è sempre tutto buono. Vai anche al ristorante, c'è la roba che ti piace e non ti piace. Troppo per carità, magari è anche soggettivo, eh. Ci mancherebbe anche altro che non sia così, non è mica legge, però. Oh, basta, inutile discutere. Se uno vuole vedere le cose, le vede, se uno non vuole vederle, non le vede. Ed è così da quando mondo è mondo. È una crema, è una pasta molto morbida, è quasi una crema. Io vi dico, il pennello qua l'ho preso perché ho trovato un'offerta, eh? Perché altrimenti nuovo a quel prezzo lì, bello quanto vuoi, ma.
La profumazione del sapone è abbastanza. Boh, non lo so. Non è leggera. Non so neanche io se si sente anche un filo il tallo, non lo so, non mi dice proprio niente, la profumazione no. Magari sarà solo questo, io non lo so, però non mi ha preso il cuore per niente. Vediamo come lavora sto sapone. Cioè, voi purtroppo in video fate fatica a vederlo, ma vediamo se riesco. Può andare delicato, delicato. Cioè, fanno fat così fatica a tagliare, fa così fatica a tagliare la meta, che faccio fatica a farla scorrere in viso. Provo ad andare proprio delicato, delicato, in modo da farlo volare sopra il pelo della meta, perché fa fatica. Non è nella meta bella scorrevole che vola via nel viso. Cioè, incontra il pelo e senti che pone una certa resistenza. E in più, secondo me, ed è la seconda volta che lo provo. Questo sapone non gode di una scorrevolezza così. Accentuata. E allora qualcuno dirà, ma perché non ci metti acqua nel sapone? Ho già provato, magari nelle passate successive, come ho fatto l'altra volta, ci metti più acqua e non cambia niente, la sensazione è sempre quella. Vi dico sinceramente che è la prima volta che la Kai la sento usabile. Non mi dà un bel feedback lo stesso, però è usabile. Forse ho beccato il rasoio. Però anche lì, capito, ce n'è la meta che mi va bene solo su un rasoio. Sinceramente, anche no. Qua ho, non è un red point, ma ho proprio un brufolo.
Invece con un altro po' di sapone. Ecco, un'altra cosa che non mi garba tanto sul sapone è che ti dà quasi effetto, non dico brushless, ma quasi. Cioè, tu metti il sapone, forse magari con un sintetico può essere che guadagni qualcosa, però con il maiale e con i tassi qua sto notando che te lo richiede tutto praticamente. Vedete qua, quasi fatica a scorrere un po' la lametta e purtroppo un po' anche il sapone. Quanto mi piacerebbe avere il pelo che va su e giù, basta, invece va a destra, a sinistra, fa le voragini. Non scorre, guardate che roba, guardate. Guardate Red Point, è una roba mostruosa come stai a mettere qua. Ma perché proprio il rasoio non va, non va. Si blocca dappertutto. Con qualsiasi sapone. E sento che non taglia, cioè non tagliano bene stai a mettere sul mio viso, sul mio pelo. Aggrappano dappertutto. Ormai finisco la rasatura. E comunque sto sapone non, cioè rallentando quasi le lame in quel modo qua dovrebbe dare una protezione mostruosa, invece non sento che non mi dà neanche quella. No che sia male, cioè nel senso, se uno sempre non ha mai provato un taglio ovato, prova questo e si innamora, per dire, nel senso che lavora abbastanza, però no. Boh, la profumazione è un po' insulsa, a gusto mio. La scorrevolezza è veramente al limite del dar fastidio. La protezione è abbastanza bassa, per essere un taglio ovato diciamo che è anche troppo bassa. Quindi diciamo che per me è no. Strano perché il sapone ha una bella coprenza, va giù in profondità, lo vedete, fa un bel strato grasso, però non lo so.
Non mi piace. Non mi piace sto sapone. Anche perché comunque è un sapone che comincia ad avere un certo costo. Quindi tra tutte le scelte che c'è, io scelgo altro. Basta. Post rasatura è normale, un buon post rasatura, niente di stratosferico, ma neanche male. Un po' di guicese. Diciamo che con la scelta che c'è oggi, me va bene così. Ok, ci mettiamo un filo di crema, Hortus Fractis, perché almeno sulle creme se non mi metto a finirle ne apro 50, poi non ne finisco neanche una, allora quando l'ho finita questa ne aprirò un'altra. Allora, il Populus ve l'ho già detto, purtroppo è un rasoio che non si trova più, quindi è un rasoio fantastico, nonostante sia in alluminio, ha molta profondità, però nello stesso tempo è gestibile e usabile, quindi gran rasoio, mi piace. Le cai sul mio viso, no. Il sapone ve l'ho già detto, non mi ha convinto e basta, non mi ha convinto, ve l'ho spiegato perché. Bel pennello. Ha anche un bel massaggio, ci cioè lavora bene in viso, non gli si può dire niente, però sinceramente questa ghiereta qua fatta così di plastica, buttata lì un po' con lo stampo, fatta anche male, sinceramente a me non piace. Quindi tira fuori 200 euro, 180-200 euro per un pennello che non è perfetto, ce lo possono anche tenere. Lo trovate a metà prezzo? Va bene, prendete lo sfizio, comunque è fatto bene, è bello, il ciuffo lavora benissimo, è un gusto usarlo. Guardate, guardate che macello che mi ha fatto le lamette, guardate. Adesso che ci ho messo un po' di alcol su col guiciate, che c'è un filo di alcol, guardate che roba. Sapone, protezione veramente bassa, ma a parte quello, guardate le cai cosa mi hanno fatto. Perché non tagliano, tu passi, il rasoio continua a bloccarsi, questo qua è il risultato. Ok, sarà 2 anni, 3 che non mi riduco la faccia così. Inutile, non fanno per me quello ovviamente. Oggi proviamo questo Lea. Zero alcol, quindi per la pelle sensibili dovrebbe andare bene, soprattutto ridotta così. Proviamo. Buona profumazione, mi piace. Leggera, piacevole, sa di balsamo. La profumazione sa proprio di balsamo. Buona, buona e piacevole. Costa poco. Chi come me non ama tanto i balsami, cioè direttamente come post, ma gli piace qualcosa di liquido. Questo qua potrebbe essere una buona soluzione, non brucia, dopo vedremo che come ti lascia la pelle, adesso l'ho appena messo, bisogna vedere
durante la giornata. Però piacevole, una bella cosa. Ottimo, dai ragazzi, io vi saluto, la mia l'ho detta e ci vediamo alla prossima. Bye bye.